Allora, buongiorno Nicola Briganti del Movimento Buongiorno. 5 Stelle. Come sai, Pietrasanta Reporter sta facendo un giro di intervista ai candidati sindaci. Colgo l'occasione, insomma, che abbiamo contattato un po' tutti. Gli unici che hanno declinato l'invito per ora, questo giusto per l'informazione, è stato il Giovannetti, il candidato della Lega, la Elena Bartoli. Speriamo, insomma, che ci Elisa. Elisa Bartoli, speriamo che, insomma, ci ripensano. Senti, questa è la tua esperienza, la tua prima esperienza politica Sì, in assolutamente. campo, diciamo. Da dove viene questa decisione? Buongiorno a tutti. La decisione viene dalla militanza di molti anni nel Movimento 5 Stelle. Ho iniziato a Viareggio come attivista perché ancora in Versilia il movimento non c'era, nella Versilia storica. E intorno al 2013 ho partecipato alla campagna elettorale per Viareggio, dove abbiamo messo tre consiglieri e successivamente abbiamo fondato il gruppo Versilia Storica con Michele Lari, Mirko Mattei e altri che poi sono stati eletti consiglieri comunali nelle seguenti tornate elettorali del 2015-2014, eccetera. Ecco, allora, prima di questa esperienza te non hai, diciamo, militato in No, nessun partito, diciamo no, no, così. nessun partito politico, non ho mai avuto tessere. Sono stato anzi per diversi anni un elettore dormiente, nel senso che non partecipavo neanche alle elezioni. Poi, seguendo il movimento culturale di Beppe Grillo, mi sono riavvicinato alla politica. Poi il movimento si è trasformato in un partito, in una forza politica, e da quel momento siamo attivamente scesi, saliti in campo, non scesi, ma per dare un Senti contributo. Nicola, credo che sia doverosa la domanda per quello che sta succedendo, diciamo, a livello nazionale. Voi avete chiesto l'impeachment del Presidente della Repubblica in quanto non ha voluto affidarvi il governo. Stamattina sembra invece che il Movimento 5 Stelle ritende la mano al Presidente della Repubblica. In poche parole, cosa sta succedendo all'interno del Movimento? Ma a caldo se ne dicono tante. Io, avendo fatto anche studi di diritto, anche se non ho terminato l'università, però non vedevo gli estremi per una procedura del genere, anche perché il diritto costituzionale è una materia molto complessa, si fa presto a parlare. Probabilmente è stata una provocazione politica, anche un tentativo di dare una visione nel futuro in cui le forze, i poteri dello Stato si comportassero in modo più equilibrato, perché quello che abbiamo visto accadere nei giorni scorsi è stato lo stop di un governo già pronto, sebbene nato, insomma, in modo sofferto da un accordo che non c'era nella fase delle elezioni, no? Perché Lega 5 Stelle hanno corso separati e anzi uno contro l'altro. Dopo è nata questa intesa, diciamo, è la politica. Sì, diciamo, cosa ha accomunato i 5 Stelle con la Lega? Se dobbiamo trovare Un elemento, un ecco. comune denominatore, io penso che sia la voglia di rivalsa popolare, cioè il populismo in poche Ho parole, capito. perché sia Lega che 5 Stelle incarnano la forza più populista adesso nel paese, che non è secondo me un termine negativo, diffamatorio. Ricordiamo il primo populista della storia è stato Pericle, l'ateniese, e anche lì, cioè, è Anche un. il Duce era una Ma quello popolissima. non direi, perché ha avuto sostegni ben diversi dal popolo per la sua ascesa politica, ha avuto alle spalle forze come le industriali, eccetera. Il vero populismo è il tentativo di portare gli interessi del popolo all'interno della politica, una cosa che negli ultimi anni abbiamo visto che è totalmente mancata, anche dalle forze e soprattutto dalle forze di sinistra. Senti Nicola, torniamo qui a Pietrasanta, diciamo, e quindi al vostro programma. Ma secondo te a Pietrasanta cosa manca? Secondo me manca, guarda,
è mancato negli ultimi anni l'attenzione all'ambiente. Al primo punto noi abbiamo messo le questioni ambientali. Io faccio l'albergatore e sono veramente preoccupato per lo stato di salute del nostro territorio. Potrei citare tutti gli spot dove si soffre maggiormente questo problema: Val di Castello per il taglio, Cava Fornace nella zona di Montiscendi Strettoia, poi posso parlare dei divieti di balneazione, del Pollino che è ancora drammaticamente in una situazione di inquinamento sia per Falascaia, ora c'è l'impianto del Verde, il depuratore, problemi di odori e tutto quanto. E principalmente il discorso dei divieti di balneazione che mette a repentaglio la nostra economia e quindi anche tutte le famiglie che vivono di questo lavoro e dell'indotto del turismo. Ecco, a proposito di mare, sull'uso dell'acido paraceutico Sì, noi siamo sempre stati contrari. Dall'inizio abbiamo lottato fortemente anche in regione con i nostri 5 consiglieri regionali. Abbiamo sempre osteggiato questa scelta perché non è una scelta razionale, tenta con un palliativo di nascondere l'esito delle analisi, perché i colibatteri non vengono eliminati alla radice, vengono semplicemente uccisi con l'uso dell'acido e non si sa quali influenze possa avere sull'ecosistema, sulla fauna e la flora, e di conseguenza noi abbiamo sempre detto no al peracetico nel modo più assoluto. La regione ha speso già 1 milione, ne stanziava circa 1,8, sono soldi pubblici che dovevano essere investiti in ben altre infrastrutture come il sistema fognario, i depuratori, eccetera. Senti, quindi se tu diventassi sindaco, l'atteggiamento vostro per il discorso taglio sarebbe di intervento immediato su tutti questi fronti. Prima si risolvono i problemi ambientali. Costituzione e poi parte civile, quindi quello è fuori discussione, quello non penso sia neanche necessario dirlo. Un comune e una popolazione che hanno sofferto un grave danno dal comportamento e di Gaia e delle istituzioni anche regionali. Quindi il comune si deve costituire parte civile e deve contribuire a mettere in luce tutte quelle cose che sono state nascoste. Non c'è stata comunicazione delle informazioni, non c'è stato un sufficiente chiarimento anche della situazione sanitaria. E fortunatamente i comitati hanno sopperito a queste carenze e quindi bisogna ristabilire tavoli tecnici e dare direttamente in mano a chi ha le competenze la gestione di queste cose. Senti Nicola, come sai, insomma, Pietrasanta c'ha colline, piana e quindi mare. Allora, partiamo dalle frazioni che molto spesso si sentono abbandonate, in quanto gli interventi spesso vengono fatti più, diciamo, nella città, e i cittadini, diciamo, che vivono nelle frazioni sentono questa pressione politica solo quando ci sono le elezioni, però pochi interventi. La vostra ricetta per questo, brevemente? La nostra ricetta è semplice, l'abbiamo già inserita nel programma del 2015, l'abbiamo ribadita nel programma 2018. Noi siamo per una sorta di federalismo fiscale nelle frazioni, non ha niente a che vedere col federalismo della Lega. Vuole significare che tutti i cittadini pagano le tasse e devono ricevere nel loro territorio dove vivono, nella loro frazione, un'equivalente distribuzione di questa ricchezza da parte del comune. Abbiamo visto grossi investimenti, a nostro avviso inutili, come ad esempio la costruzione del pontile, in anni in cui era necessario invece pensare alla depurazione, ai sistemi fognari, e sono stati problemi grossi anche per il bilancio negli anni seguenti queste opere, perché non hanno dato quella sicurezza di continuità al lavoro e al turismo. Senti, parliamo un po' del mare, diciamo, quindi passi a mare, voglio dire, il mare a misura di cittadino o il mare solo, diciamo, per le categorie? Il mare come bene comune, inteso, certo. Spiagge libere, passi. Abbiamo presentato già nel 2015, ribadendolo ancora oggi, la possibilità di creare 3 spiagge libere. Al momento ce n'è una sola,
Invece Marina di Pietrasanta storicamente aveva ogni piazza a mare, mi riferisco a Piazza Carducci, Piazza 24 Maggio, aveva delle spiagge libere. Bene Nicola, si parlava insomma un po' del mare, no? Dei passi a mare, il discorso spiagge libere, un mare a misura del cittadino, perché molto spesso insomma... Sì, è un problema che noi abbiamo già affrontato nel 2015, con la questione delle spiagge libere ne abbiamo inserite tre nel nostro programma. Storicamente la Marina ne ha sempre avute davanti alle piazze a mare, mi riferisco a Piazza D'Annunzio, Piazza 24 Maggio, e quindi noi vorremmo ripristinare queste spiagge senza andare a incidere sulle concessioni in essere, ma ridistribuendo sul territorio una percentuale ragionevole. Attualmente siamo al 4% di spiagge libere rispetto a un 96% di spiagge in concessione. Questo limita chiaramente la possibilità dei cittadini di fruire di un bene comune gratuitamente e anche un grave danno per il turismo, perché ci sono molti turisti, io faccio l'albergatore, che non hanno interesse a utilizzare i servizi, soprattutto in Nord Europa non c'è l'abitudine di utilizzare i servizi di spiaggia, ma il mare vuole essere vissuto liberamente, quindi può essere un incentivo anche alla diversificazione dell'offerta turistica. Senti, brevemente a Versiliana che intenzione avete? La Versiliana è un tema complesso, c'è chi vorrebbe riportarla sotto l'assessorato alla cultura, chi invece vuole mantenere l'autonomia patrimoniale e decisionale della fondazione. Noi siamo innanzitutto per una valutazione attenta dei bilanci, li abbiamo richiesti al comune, ci è stato detto di chiederli alla fondazione e adesso stiamo analizzando questi investimenti se sono in linea con il servizio che viene reso da un punto di vista culturale ma anche di attrazione turistica. Pensiamo chiaramente che negli ultimi anni la Versiliana non abbia avuto un incremento di visite e comunque di fatturato, di biglietteria, e quindi è necessario ripensare il cartellone e magari anche ampliare la stagione, perché adesso va dalla metà di luglio a quasi la fine d'agosto, è un periodo troppo breve per quello che riguarda anche l'interesse da parte dei turisti. Senti, domande sarebbero tante. Se vinci le elezioni rispetto alla macchina comunale, pensate di cambiare qualcosa? Sicuramente cambieremo molto. Noi siamo intenzionati a rivedere gli stipendi sia di sindaco che di assessori, ma anche per quanto riguarda i dirigenti si può fare qualcosa come è stato fatto in altre amministrazioni a 5 Stelle. Mi riferisco a Pomezia, per esempio, o anche a Livorno, dove sono stati fatti dei consistenti, non dico tagli, ma aggiustamenti di quelle che sono le remunerazioni. E poi ovviamente bisogna rivedere il rapporto con le partecipate, vedere se queste partecipate hanno ragion d'essere o se sono state solo create per aumentare il numero di poltrone disponibili per la politica. E questo è un aspetto molto sentito dai cittadini. Senti, un altro tema spinoso brevemente è il tema del mercato, quindi il Museo Mitorai, che a breve dovrebbero cominciare i lavori, stamattina lo dicevano anche la stampa locale, e il progetto dello stadio. Sì, è un tema molto complesso. Il movimento si è schierato subito contro in consiglio comunale. Non riteniamo che la sede del mercato comunale sia idonea per la realizzazione del museo. Ci sono molti altri luoghi ancora in stato di abbandono, di proprietà pubblica, che potrebbero e dovrebbero essere risistemati e potrebbero accogliere questa realtà. Noi per il mercato abbiamo invece un'idea di riqualificazione, come hanno fatto importanti città europee, riqualificare il mercato cittadino in una chiave molto più ampia di quello che è la sola vendita di generi commerciali e mantenere quindi un punto nevralgico anche da un punto di vista sociale di aggregazione per la città. Naturalmente siamo contrari agli sfratti, a tutto quello che sta succedendo in questi giorni e crediamo che si possa mantenere il contributo del Ministero anche ripensando il progetto in un'altra ottica, in un'altra sede. Senti, un altro tema importantissimo è il tema della casa, quindi il sociale. Sai che c'è molta disoccupazione anche qui a Pietrasanta, c'è un tema molto sentito che è quello della casa. Come pensiamo di risolvere? È un tema gravissimo che nasce da una politica
non solo italiana, ma direi in generale europea, di tagli e di, diciamo, di mancanza di attenzione per i problemi sociali. E questa visione va invertita, questa tendenza, e il Comune deve tornare a investire sull'edilizia popolare e deve mettere a disposizione risorse di sostegno del reddito. Noi a Livorno, come 5 Stelle, abbiamo avviato un progetto sperimentale di reddito di cittadinanza che dà a molte famiglie un contributo che arriva anche a 500 euro mensili. Non sono cifre con cui si vive agiatamente, ma rispetto alla miseria sono già qualcosa. E chiaramente un comune ricco come quello di Pietrasanta, sebbene il bilancio abbia sofferto negli ultimi anni, visto il piano di rientro che ci porta via quasi 800.000 euro dalla spesa corrente, che verranno poi chiaramente a tagliare molti servizi, è naturale che un comune ricco deve rivedere la distribuzione delle sue risorse, e pensando prima di tutto a chi non riesce neanche a mangiare o arrivare a fine mese, e poi chiaramente guardare alle altre problematiche. Senti, un commento sui tuoi avversari politici, come li vedi? Li vedo con rispetto naturalmente per le persone, ma con assoluta sfiducia per quello che rappresentano, ovvero dei partiti vecchi, logori, che si replicano le solite dinamiche da anni, da decenni, e sono i rappresentanti di questa politica. Hanno dei riferimenti forti a livello regionale e sono la dimostrazione di quello che il movimento è nato per combattere. Quindi noi non crediamo assolutamente alle loro promesse, ne hanno fatte di tutti i colori, mi riferisco alle promesse, e quando hanno amministrato non le hanno mantenute, e quindi noi cerchiamo di dare una nuova impostazione che parte dal basso, non per nulla ci chiamano populisti, parte dal basso e cerca di portare nelle istituzioni le ragioni delle persone, del popolo. Ah, Nicola, per chiudere un appello, perché i cittadini di Pietrasanta dovrebbero votare Movimento 5 Stelle, brevemente. Dovrebbero votare 5 Stelle perché rappresenta il futuro della politica, una forza che in pochi anni si è imposta a livello nazionale, riesce a dialogare, perché prima eravamo molto più chiusi in noi stessi, adesso stiamo entrando nella fase della politica concreta, quella che si fa sedendosi a un tavolo e trovando delle soluzioni insieme. E quindi il movimento, a mio avviso, è una scelta che ci porterà anche a poter dialogare con le istituzioni nazionali, visto che il movimento probabilmente sarà parte del prossimo governo. E quindi Pietrasanta, unitamente al governo nazionale, potrà trovare le risorse e le modalità anche di creare una politica nuova che possa soddisfare prima di tutto i bisogni dei cittadini e poi quelli anche delle categorie e dei potentati economici che comunque contribuiscono allo sviluppo della città. Bene, allora ti ringraziamo come Pietrasanta Reporter per la tua disponibilità e grazie, ti facciamo tanti auguri. Grazie. Ciao Nicola. Ciao.